fare bene e sbagliare. L'eroe di oggi si chiama Daniele, il famoso Daniele. Ma conosciamolo meglio, vediamo meglio chi è. Come abbiamo visto l'altra volta, Daniele si trova a Babilonia, perché hanno invaso Gerusalemme e hanno preso i giovani più promettenti, portandoli dal re e istruendoli per 3 anni. Ma Daniele non si comportò come gli altri, perciò propose una prova e decise di non contaminarsi con i cibi e le bevande del re. Per 10 giorni lui e i suoi amici erano altri, non erano Sadrach, Mesach e Abednego, Anania, Misael e Azaria. La prova consisteva nel mangiare legumi e acqua per 10 giorni e poi vedere chi stava meglio. E la Bibbia dice che erano più prosperosi e migliori rispetto agli altri. Sempre lo stesso Daniele, con l'aiuto di Dio, riuscì a conoscere il sogno di Nabucodonosor e a interpretarlo. Ricordate la storia di quella statua? D'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, poi arriva quella roccia che lo distrugge? Ecco, quel sogno lì. Insomma, Daniele si trovava a Babilonia e ha fatto tantissimo per cercare di convertire questo popolo a Dio. E ovviamente la storia di Daniele si trova nel libro di Daniele. Ma oggi ci concentreremo sul capitolo 6. Cosa succede? Il re è cambiato e quello attuale si chiama Dario, che divide il regno in 120 governatori. A capo di questi governatori ci sono 3 capi, uno di questi è Daniele. Ed è così bravo che il re vuole metterlo a capo di tutto quanto il regno. Indovinate un po', gli altri non sono d'accordo e cercano di mettere il bastone tra le ruote e di eliminare proprio Daniele. Convincono il re a fare un decreto nel quale si dice che nessuno deve adorare nessun'altra cosa all'infuori del re stesso. Chi lo farà sarà gettato nella fossa dei leoni. Il re non ci pensa nemmeno tanto e accetta. Daniele venne a sapere del decreto e iniziò a pregare 3 volte al giorno davanti alla finestra. E qui ti viene da pensare, ma perché lo fai davanti alla finestra? Cioè, sono 30 giorni, aspetta un pochino, chiudi la finestra, vai in qualche altra stanza, non lo so. Tanto Dio non è collegato a un luogo, a un posto in cui devi pregare per forza. Che senso ha? Là! Le persone che accusavano Daniele lo vedono e vanno subito a riferirlo al re. Ovviamente. Il re fu costretto a gettarlo nella fossa dei leoni, ma non voleva. E prima di gettarlo nella fossa disse a Daniele: il Dio che tu servi con perseveranza sarà lui a liberarti. Daniele fu gettato nella fossa e quella notte il re non riuscì a dormire. La mattina il re si alzò e andò subito a togliere il sasso per vedere che fine avesse fatto Daniele. Daniele! Daniele! Ma Daniele non rispose. No, sto scherzando. Daniele rispose che Dio l'aveva protetto, aveva chiuso la bocca dei leoni che non gli avevano fatto nemmeno un graffio. E non è che non avessero fame, perché subito dopo il re gettò quelli che avevano accusato Daniele nella fossa dei leoni e immediatamente i leoni si saziarono. Anche oggi vediamo che cosa possiamo imparare da questa storia. 1. Non dobbiamo nasconderci e vergognarci di servire e pregare Dio. È vero che non serve pregare in un luogo preciso, ma non serve nasconderci perché abbiamo paura. 2. Anche se non vogliamo o non ci piacciono, le decisioni che noi prendiamo hanno delle conseguenze. La vita è così. Le scelte e le decisioni che prendiamo hanno inevitabilmente delle conseguenze, che possono essere positive o negative. Ma con Dio al nostro fianco non abbiamo nulla da temere. E anche se facciamo le scelte giuste, possono esserci delle conseguenze negative, proprio come è successo a Daniele. 3. Spesso crediamo che le circostanze ci siano favorevoli, che sia la fortuna o il caso ad averci protetto o salvato. Ma non dimentichiamoci che abbiamo un Dio che va oltre la fortuna e le circostanze. E non sono le coincidenze o le circostanze a salvarci, ma è proprio il nostro caro Signore. A volte non capiamo perché non interviene o perché non faccia qualcosa. Un giorno, quando tornerà, glielo chiederemo e lui ci darà tutte le risposte che noi vogliamo. L'insetto di oggi è forse il più amato di tutti. Rullo di tamburi. La zanzara. Forse è uno degli insetti più stupidi e inutili e insignificanti che possono esistere. Sembra che ci dia solo fastidio e un giorno chiederemo al Signore perché l'ha creata. E ho scelto di prendere la zanzara come esempio.
Sarà perché ogni notte che mi sveglia rifletto sulle zanzare? O perché non ho trovato altri animali coraggiosi? Se ci pensate, gli animali seguono il proprio istinto, non fanno delle scelte di coraggio o di non coraggio, sono guidati proprio dal loro istinto. E la zanzara è uno di quei pochi insetti animali che attacca l'uomo nonostante tutto. Forse sa anche che morirà, sa che se c'è la zanzariera forse non ti voglio, sa che ci sono i pesticidi che ti uccidono, che se ti vedo ti schiaccio, ma perché viene ancora ad attaccarmi? Loro devono pungerci, cioè il loro scopo di vita è avere del sangue, quindi è proprio quello che devono fare, anche se magari sanno che la potremmo schiacciare e uccidere così. E affrontano con coraggio questa grossa sfida. Proprio come le zanzare o come il nostro eroe Daniele, cerca di affrontare con coraggio le sfide che la vita ti metterà davanti, senza paura. Anche se troverai degli ostacoli nella tua vita, cerca di vedere la paura come l'occasione di sperimentare il tuo coraggio. Ricordati che Dio ti guiderà lungo la tua vita, perché da soli avremo sempre delle difficoltà. Potremmo essere proprio come delle zanzare, ma Dio è il tuo più caro amico e interverrà proprio nel momento del bisogno. Proprio come ha fatto con Daniele nella fossa dei leoni, proprio come ha fatto con tutti gli eroi che abbiamo visto insieme. Lui è pronto a farlo anche nella tua vita.